Quinto pareggio consecutivo. Un pareggio che, a parer mio, per il Livorno resta un po' maio. Perché? Perché, e voglio precisare che quello che sentirete, cioè quello che dirò, è solamente una mia impressione, cioè un mio commento. Poi ci si può benissimo trovare in disaccordo, però lo voglio dire. Allora, io sono d'accordo, che se magari uno va a vedere la statistica si può dire, beh, siete stati forse un po' più periodosi, però niente di che. E forse forse è vero. Però io personalmente credo che, nonostante va bene che meritavassimo chissà cosa, però secondo me anche se il gioco, come sempre, ormai è un vizio, diciamo, non è stato bello perché si sbagliava da parte le cose, magari un po' più, tra virgolette, difficili, però si è sbagliato per l'ennesima volta, cose elementari, come i passaggi, cioè come i classici passaggi di 2-3 metri di distanza tra uno all'altro, il classico passaggio che uno la stoppa male, addirittura un fallimento giusto, o la calibra male, musa lì, insomma, questa serie lì. Diciamo che solo nel Livorno comunque è stata la squadra che, nonostante giocasse in trasferta, nonostante giocasse contro una squadra che nell'ultimo periodo, periodone, chiamiamolo così, veniva, ma tuttora è una squadra che è in forma, e credo che comunque Livorno si sia reso un po' più pericoloso del Catania. Cioè, più che periloso, voglioso di fare qualcosa. Qualcosa che purtroppo, poi alla fine, per noi personalmente, non è da buon fine. Cioè, meno male alla fine siamo riusciti in extremis, mega super extremis, a pareggiare su rigore che, fra l'altro, un po' contestato, però per il mio, e credetemi, non lo dico perché sono del Livorno, ma lo dico perché lo penso, soprattutto rivedendo anche gli highlights. Credo che ci fosse, non dico nettamente, ma ci fosse, perché sia il presunto falso svantaggiato e non è presunto, però è clamoroso, netto, fallo su Luci, cioè l'avete portato via la viglia, per dire. Insomma, rigore c'era, comunque alla fine il risultato finale è stato 1-1 e, come ho già detto prima, purtroppo noi siamo riusciti minimamente, ecco, a raggiungere, credo, lo scopo prefissato, personalmente parlando, ve lo lì che secondo me meritavamo, ecco, non so se avete capito. Insomma, però secondo me Livorno, non che meritasse nettamente una vittoria, però secondo me, se si avete tutta la partita, forse forse si è reso un po' più pericoloso del Catania, anche se, ripeto, occasioni vere e proprie, a parte quelle fatte un po' nel finale, perché cioè si è attaccato più negli ultimi 5-10 minuti che in tutta la partita, però occasioni vere e proprie non ce ne sono state. Però sul possesso palla, sulla gestione briciola, tra briciolo minima del gioco, forse ce l'abbiamo avuto un po' più noi, quindi diciamo che a me resta un po' d'amare, anche che secondo me si poteva fare qualcosa in più, cioè, o perlomeno portare a casa qualcosa in più, ma anche fare qualcosa in più, perché Catania, con tutto il rispetto, nonostante venisse appunto da un pirotone buono, e che mi pare, so quante vittorie, insomma, quanti punti di fila ha fatto negli ultimi 1-2 mesi, credo che comunque oggi non abbia fatto una grandissima prestazione come magari ha fatto appunto nelle ultime partite, via, mettiamola così. E niente, quindi boh, io credo che reso conto la partita, diciamo, generale, queste via. Se devo parlare un po' del primo e secondo tempo, diciamo che il primo tempo piuttosto equilibrato, e il vantaggio del Catania, forse forse era un po' troppo, perché credo che il risultato più giusto per quanto riguarda il primo tempo fosse lo 0-0. Parlando invece del secondo, secondo me, e vi ripeto per l'ennesima volta, secondo me meritavamo un po' più noi. Ma non tanto perché alla fine, come ho detto prima, si è tirato fuori, che ve l'an sapisce, si era fuori i coglioni alla fine. Comunque, si è tirato appunto fuori questi benedetti coglioni alla fine e si è messo a paletti un po' a Catania, non tanto per quello. Vedete che il Catania, a parte per l'occasione era che era in piena memoria, a mente, che era Maniero, sì, mi pare, che si è reso un po' pericoloso perché si è sbagliato noi, si è perso palla, insomma, fatto un erroraccio così, a parte l'occasione lì e forse un'altra, Catania neanche abbia fatto chissà cosa. E quindi niente, ripeto, per finire il commentino, pareggio che sì, ci può stare, però se alla fine se andava a vincere noi, non è che si era, come usa dire, rubato o immeritato sì tanto, mettiamolo così. E niente. Dispiace solo che per questa partita lì,
si è lasciato un po' di punti, ecco, mettiamolo così, laggiù, perché le possibilità c'erano, sia dal punto di vista di qualitativo che di prestazione, che volendo forse si poteva fare qualcosa, almeno di voglia, perché di gioco oggi per l'ennesima volta ce n'è stato secondo me Dio po', però né tanto, mettiamo male, anche se è sbagliato un po' tanto, tante volte, e niente. Ora c'è, se non sbaglio, la prossima in casa contro l'Intella, non vorrei dire la cazzata. E detto questo, boh, ci rivediamo ai prossimi video e speriamo, dai, magari in casa contro l'Intella, ma non tanto per la classifica e per la possibilità di andare, forse, che gente ci spera sempre. Io ripeto, come dissi già nei precedenti video, feci la pit, spero, che... volendo si può anche andare a playoff, magari si riesce a fare tipo, non so, vince tutte le prossime partite, insomma, fa qualche punto. Però se potevi giocare così, perché anche oggi non è che ha fatto una grandissima prestazione, anche se va tenuto di conto, come ho detto prima, che si giocava a Catania, che Catania è sempre un campaccio, nel senso, un campo difficile, e soprattutto si giocava contro un Catania che veniva da un buon periodo, diciamo un buon stato di forma, secondo me. Se però bisogna andare a fare playoff così, tanto vale riprovarci il prossimo anno e magari fare un campionato un po' più dignitoso, un po' più meritevole, mettiamolo così. Però dai, anch'io dico, speriamo magari a livello, cioè, di vincere, magari così possa, non so, aumentare un po' il morale, un po' la voglia di vedere un Livorno diverso, di fare qualcosa, di smuovere un po' le ossa, ecco, anche se ormai la stagione, non dico che... cioè, diciamo, è stata decretata, mettiamolo così, però bene o male, cioè, noi e le altre squadre siamo fatte, sì, quindi credo che possa andare un po', forse un po' la classifica, mettiamolo così, però niente. Non bene. Sì, è un discorso un po' strano, l'ho fatto ora, però io, come ho già detto, sì, c'ho piacere in parte andare a playoff, magari si può lottare per andare per fare qualcosa, però secondo me, spero di no, chiaramente, però secondo me se vai sì, gioia sì, ci fa le figurette, ecco. Fare le polli tante volte. Vabbè, dai, ci rivediamo al prossimo commento, che è all'incirca fra una settimanetta, pare si gioia di venerdì sera, ma non vorrei dire la cazzata, perché purtroppo prima di fare video non le guardo quasi mai il calendario, e quindi a volte sbaglio. Vabbè, non so, certo, ci vediamo al prossimo video, va bene? Ciao!